Questo video è dedicato a una piccola parte di un brano di Jovanotti che si intitola La terra degli uomini. La piccola parte è grosso modo questa che si dovrebbe sentire in sottofondo. Eccola qua. E a volte i forsuti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci. Ok. Questa piccola parte io diciamo, la farei anche se non è proprio letterale, letterale, esattamente identica. Io farei questa piccola parte in questa maniera. Anzitutto gli accordi sono Sol, La minore, Do e Re maggiore. Ok? Si parte con un Sol. Questa è la parte. Si comincia con un Sol maggiore, poi si suona la corda di La libera, il secondo tasto della corda di La, la corda di Re sotto libera e si fa un La minore. Poi si suona di nuovo la corda di La libera, il secondo tasto della corda di La e si suona un Do maggiore. Poi si suona la corda di Re libera, la corda di Re al secondo tasto, la corda di Sol libera e si suona un Re maggiore. Poi di nuovo la corda di Re libera, la corda di Re al secondo tasto, la corda di Sol sotto libera e si torna a fare un Sol. E tutto il pezzo è praticamente qui. Quindi si parte, ripeto, col Sol. Bisognerebbe fare questa cosettina qui, quindi suonare la corda di La, fare il secondo tasto della corda di La, premendo forte col dito, facendo un legato ascendente o un hammer-on, come lo chiamano gli inglesi o gli americani, e si suona la corda sotto di Re libera. Poi si fa il La maggiore. Poi si suona il La corda libera, il La al secondo tasto e si suona il Do maggiore. Poi si fa esattamente la stessa cosa che si faceva in La e in Re, la si fa invece in Re e Sol. Re al secondo tasto, Re libero, Re al secondo tasto, Sol libero, e poi si suona un Re maggiore. Poi si ripete questa ultima frasettina di tre note, Re libero, Re al secondo tasto, Sol libero, e se però si fa un Sol maggiore si ritorna all'inizio e si ricomincia. Ecco, si possono anche fare, come stavo facendo in questo momento, tutte le note, senza fare l'hammer-on o senza fare il legato ascendente, cioè si può suonare Sol, La minore, Do, d'accordo? Il pezzo può anche essere suonato in questo modo. Più correttamente sarebbe meglio suonarlo con Sol, ok? Ecco, questo per quanto riguarda questa piccola frasettina, diciamo così, che accompagna la stragrande maggioranza di questo brano di Jovanotti.